E la pandemia continua a crescere nel mondo, il peggio deve ancora arrivare, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in diretta la corrispondente Giovanna Botteri. Giovanna. E se la pandemia si sta allontanando in qualche modo dall'Europa, continua a colpire, continua a infettare, continua a uccidere in molti altri continenti, l'America Latina, gli Stati Uniti e anche l'Asia. Vediamo cosa sta succedendo nel resto del mondo in questo momento. Mille croci simboliche, mille croci per ricordare 57.622 vittime morte in solitudine, per ricordare 1.345.000 persone contagiate nel Brasile, dove si continuano a scavare fosse ogni giorno perché il coronavirus continua a colpire, uccidere, infettare. Il picco appare lontano, mentre intorno l'America Latina trema, con i suoi 112.000 decessi e quasi 2 milioni e mezzo di casi. E ogni paese ha la sua soglia psicologica, un numero che spaventa. 7 nuovi casi a Pechino, 0 decessi e 8 milioni e mezzo di tamponi nella capitale di una Cina dove è iniziata da pochi giorni la fase finale della sperimentazione del vaccino sui militari dell'esercito. 1.000 morti a Dharawi, l'immensa baraccopoli di Mumbai. Il lockdown imposto 3 mesi fa non ha fermato il virus che continua a diffondersi in modo esponenziale, strada per strada, famiglia per famiglia. 20.000 casi al giorno in India, 550.000 dall'inizio, ma arriveranno oltre il milione a luglio perché qui ci si aspetta ancora il picco. 10.000 nuovi contagi, 24 morti nelle ultime ore in Florida, quasi tutti giovani. Un record per questo soleggiato stato americano che aveva pensato di essersi messa la pandemia alle spalle. Un'esplosione improvvisa, condivisa con oltre la metà degli Stati Uniti. Primo paese al mondo per numero di contagi, 2 milioni e mezzo, e di decessi, oltre 126.000. Via libera al piano per la nuova Alitalia. Abbiamo